Salve a tutti, mi trovo all'interno della casa di reclusione di Brugoli in compagnia di Patrizia Maiorca, che è la mamma, se possiamo definirla così, di un bellissimo progetto che si è svolto nella durata di un anno e mezzo, se non erro. Sì, un anno e mezzo. Di un progetto che ha visto un corso di apnea rivolto appunto ad alcuni detenuti della casa di reclusione. Patrizia, com'è nato quest'idea, questo progetto, com'è stata proposta soprattutto al carcere di Brugoli? Beh, guarda, l'idea è nata da un concerto, perché ero venuta ad ascoltare un concerto di detenuti, il concerto di Pasqua era, se ben ricordo, e mi hanno talmente emozionata, e mi hanno trasmesso talmente tante emozioni, la voglia, la speranza, la voglia di cambiare, era leggibile e tangibile nei loro occhi, nei loro volti, che ho pensato che cosa so fare, che cosa posso fare per ricambiare questa grande emozione che loro mi hanno donato. Così è nato il corso di apnea, che è iniziato come un corso di apnea secco, perché andando al mio passato agonistico, ripensando al tempo dei record, quando ci allenavamo per fare le immersioni in assetto costante, noi tra i tanti allenamenti che facevamo avevamo anche un momento di apnea secco, che consisteva nel salire le scale della nostra casa di Ortigia, appunto, per l'appunto, in apnea. E così è nato il corso di apnea per i detenuti della casa di reclusione di Brugoli, che ha avuto la fortuna, grazie alla generosità della FIPSAS e della WISP, di diventare un corso di apnea bagnato, nel senso che ci hanno donato una vasca 5 metri per 11 nella quale possiamo sperimentare e fare veramente apnea. Certo, quindi intanto l'incredibile possibilità di inserire appunto una vasca all'interno del carcere. Poi ricordiamo un attimo che tu sei figlia d'arte, perché oltre ad essere tu una campionessa, sei figlia di un grande campione di apnea, per cui davvero hai messo a disposizione la tua esperienza per un così grande progetto. Sicuramente un progetto che oggi ha visto il coronamento di un periodo, che poi ha visto la consegna dei brevetti, ma che andrà avanti. Assolutamente sì, in questo momento la nostra vasca è in un cortile all'aperto e non ha riscaldamento, ma siamo in attesa che ci vengano donate delle mute e per poter continuare anche l'attività in inverno. E devo dire che ringrazio sempre il direttore Antonio Gelardi, perché ha una grande apertura mentale e si è reso conto del fatto che l'acqua, l'apnea sono tutti momenti di crescita per i detenuti, possono soltanto migliorarli. Certo, una crescita sicuramente. Grazie, grazie Patrizia Maiorca di queste bellissime parole. Qui da Rassegna Metropolitana è tutto, Jessica Bellistri.